Ciao a tutti. Ciao, oggi andiamo a visitare l'Opera 14 e la batteria del Becco Rosso nel diciottesimo caposaldo Becco Rosso, appunto. L'opera deriva da alcune opere già presenti nel 24 ed era armata con 5 mitragliatrici e 4 pezzi d'artiglieria, degli obici da 117. Queste vecchie opere, in un primo bozzo del Vallo Alpino, non ancora chiamato così, furono appunto edificate nel 24-25, erano delle piccole opere con due mitragliatrici che furono poi inglobate in questa opera, che risulta essere la più grande del settore. Le mitragliatrici erano allora, come oggi, posizionate sul proprio treppiede in una caverna ricoperta di calcestruzzo, senza alcuna corazzatura. Originariamente le mitragliatrici erano delle Fiat 14 raffreddate d'acqua e solo uno di tutti questi blocchi di mitragliatrice fu trasformato in un blocco con piastra corazzata. Gli obici erano invece dei 100/17 ed erano montati sul proprio affusto in casamatte, con un'ampia apertura frontale. Le condizioni dell'opera non sono eccellenti perché il piano superiore è visitabile senza problemi, tranne una piccola area che è adibita a rifugio privato ma che è accessibile dall'esterno, mentre il piano inferiore è stato vittima delle demolizioni del dopoguerra e perciò è abbastanza sconsigliata la visita, soprattutto al lato destro della parte inferiore. L'unica casamatta che può essere visitata con abbastanza tranquillità è la prima di sinistra e ci dà idea di come erano posizionati gli obici in origine. Tutta l'opera è scavata all'interno del Becco Rosso, che dà nome allo sbarramento, ed è un'opera molto grande, per cui, è interessante comunque andarla a visitare. Quest'opera permette di capire come furono sviluppate le prime opere del Vallo Alpino. A questo punto direi che possiamo lasciarvi al video. Buona visita. Ciao! I mean like a Hellcat.